l'identità, c'è anche il potere delle tramande, deve rimanere nella famiglia, capito? Ed egli per me l'ha acquistato. Poiché non è già una pubblica casa questa, è il palazzo d'Odisseo. È il palazzo d'Odisseo. È il palazzo d'Odisseo. Giunse d'intorno suono di cetra leggera. Fra i proci iniziava il cantare. Questa deve essere Iumeo, la bella dimora d'Odisseo. A riconoscersi è facile. Qui spandi le troppe tue ciarle, con arditezza fra molti dei principi. Dentro il tuo cuore nulla tu temi, ma il vino t'avvince pensieri, o da sempre la tua mente così che parli parole di vento. E davanti ai piedi quindi si pose quei cibi, lì, sopra la vile bisaccia, e fino a quando il cantore cantò fra le sale, mangiava. S'apprestò ella a lavare il suo re, Odisseo frattanto presso il camino sedeva. Se ti vedessero tutti in Argoli, Asia, gli Achei, più numerosi all'aurora i proci nel vostro palazzo banchetterebbero. Ed anche il mio corpo, agli immortali disfatto, da quando Perilio e gli Argivi sono partiti, e con loro partì anche Odisseo, il mio sposo. Non matrimonio, ma esequie avrebbe officiato tuo padre. I servitori, se più non hanno potere i padroni, più non si impegnano allora a compiere quel che è dovuto. Della metà del valore, Zeus l'ampio veggente fa privo l'uomo, allorché su di lui s'abbatte una vita servile. Ma non appena gli dei beati gli infliggono lutti, pur controvoglia, gli deve soffrire con cuore costante.